Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial su Illustrator. Per non perdere gli aggiornamenti su questo corso, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei miei video. Sostenetemi con un like se troverete il video utile e interessante. Nella descrizione del video troverete il link per seguirmi sui social e il link per fare delle donazioni. Oggi vedremo come creare diverse basi per il disegno tecnico di moda per poi utilizzarle ogni volta che ci occorreranno. Per comodità vi consiglio di creare un file molto grande in modo da contenere tutti i nostri disegni tecnici basici. Così ogni volta che dovrete disegnare un tecnico di un qualsiasi indumento vi basterà aprire questo file e copiare e incollare in un nuovo documento il disegno tecnico più opportuno per poi apportare le diverse modifiche. Oggi vi mostro come modificare le varie riprese e creare diverse scollature da questo corpino base realizzato nel video precedente. Se non avete seguito il video precedente, vi lascio qui sopra il link. Con lo strumento di selezione, attivabile con il tasto della tastiera V, selezioniamo il corpino del davanti. Ci spostiamo sul pannello delle proprietà. Nella sezione aspetto troviamo la voce opacità. E regoliamo in modo da poter vedere il disegno sottostante. Disegnerò un fianchetto seguendo le linee guida del manichino. Con lo strumento di selezione diretta attivabile con il tasto della tastiera A, clicco sul punto di ancoraggio della ripresa e con le frecce direzionali della tastiera mi dirigo verso l'alto. Con lo strumento penna, tasto P della tastiera, vado a realizzare la parte mancante. Vado ad aumentare l'opacità del corpino per sistemare al meglio la parte appena disegnata. Per poter selezionare la linea appena creata in modo da poterla copiare e incollare sulla parte destra del corpino, dobbiamo prima separare tutti gli elementi precedentemente raggruppati. Selezioniamo il corpino, andiamo su oggetto, separa. Selezioniamo l'elemento da copiare, Ctrl-C per copiare e Ctrl-V per incollare. Cliccate con il destro sul tracciato, andate su trasforma, riflessione, verticale e confermate. Una volta terminato, possiamo nuovamente raggruppare tutti gli elementi. Possiamo farlo in modo più veloce premendo i tasti Ctrl-G. Ora posso copiare e incollare il corpino appena realizzato nel mio documento dove inserirò tutte le basi per il disegno tecnico. Faccio la stessa cosa per la parte del dietro. Seleziono il corpino, diminuisco l'opacità, con lo strumento di selezione diretta alzo la ripresa e con lo strumento penna creo la parte mancante del fianchetto. Rimetto di nuovo l'opacità al 100%, correggo eventuali imprecisioni, separo gli elementi e copio e incollo la nuova ripresa. Terminati i vari ritocchi, posso raggruppare tutti gli elementi e importare la nuova variante del corpino nel documento apposito. Vi mostro come creo una variante di ripresa in pochissimi minuti con il procedimento appena mostrato. I passaggi da fare sono davvero pochi. Quindi vi basta fare solo un po' di pratica e imparerete velocemente. Se realizzate dei disegni tecnici di moda con l'aiuto del mio corso e li postate sui social, usate il tag Criscuolo Illustrator. Per scomporre parte del tracciato, usate lo strumento forbici e cliccate sul punto di ancoraggio necessario. Con lo strumento di selezione diretta potrete modificare il tracciato.
Per eliminare parti del tracciato che non vi occorrono, basta selezionarli e premere il tasto Canc della tastiera. Vi raccomando, ricordate di unire nuovamente i punti separati, come vi ho mostrato nel tutorial precedente. Ora, dalla prima base del corpino che abbiamo creato, possiamo fare tutte le varianti che vogliamo, variare le scollature e spostare le riprese dove preferiamo. Se avete trovato utile questo video, lasciatemi un like e per coloro che non fossero ancora iscritti, iscrivetevi al canale per vedere i contenuti che pubblico ogni settimana. Se avete delle richieste, fatemelo sapere qui sotto tramite un commento. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!